Salve ragazzi, ecco un aggiornamento sul mio tentativo di utilizzare solo Chrome come applicativo sul computer. Da un po' che non faccio video, ma sono stato un po' occupato, diciamo. Allora, per quanto riguarda utilizzare solo Chrome, allora, diciamo per la chat ho trovato qualche problema. Ho trovato, allora, c'è questo qui che non funziona benissimo, IMO, cioè IM plus, com'è? Che va bene, solo che non mette i nomi, cioè per esempio su MSN non mi scrive il nome del contatto, mi scrive solo l'email. E se uno se la ricorda che l'email di quel contatto va bene, se non te la ricordi è un problema, non ti fa vedere assolutamente il nome, non ho ben capito perché. Per quanto riguarda invece tutto il resto, diciamo, ecco le foto, tanto purtroppo se devo caricare le foto, ho dovuto caricare le foto dalla macchina fotografica. Ho dovuto utilizzare iPhoto perché non c'è niente da fare, perché non esiste un programma che si interfaccia in USB e scarica. Avrei dovuto poi estrarre le foto da iPhoto e poi caricarle su Picasa, ma diciamo tenendo conto che sono foto da 2 mega e mezzo l'uno, per caricare ogni foto ci avrei messo, per caricare tutte le foto ci avrei messo un colpo di tempo. Per quanto riguarda il resto, diciamo che mi sono trovato abbastanza bene. Alla fine ho utilizzato queste cose che trovate qui. Purtroppo Screen Toaster non si sa bene perché è ancora offline, o meglio, si sì, è online. Però se cliccate qui dice che non è disponibile. Quindi devo continuare a utilizzare ScreenFlow. Poi per il resto, niente di che, insomma. Cioè, il problema è questo qui è stato. E sì, un po' la chat ha qualche problemino. E comunque, ecco, esempio, ho fatto un video o anche quello che sto facendo ora. Purtroppo non posso farlo online perché, a meno che non fa come, per esempio, il sito di YouTube ti permette di registrare un video direttamente online e quindi trasferisce direttamente sul server. A quel punto, tu devi solo fare il montaggio. Allora, vabbè. E quindi niente, diciamo che molte cose si possono fare tranne, ecco, le operazioni che richiedono un encoding, quindi esempio compressione video o compressione di foto. Se dovete disegnare potete anche farlo, ma una modifica, cioè c'è un programma per la modifica delle foto che è questo. Fatto in HTML5, però dovete già fornirgli un'immagine compressa, non potete mettere su un file da 2 mega perché poi lui non lo comprime, ve lo risputa come era prima, quindi insomma non vi permette assolutamente di fare nessun tipo di compressione. E poi naturalmente se volete giocare qualcosina c'è, ma è ancora poco, e comunque tanto le prestazioni di un software nativo scritto nel linguaggio di programmazione di quel sistema operativo non ha paragoni rispetto a un'applicazione scritta magari in Flash, in Java o in Silverlight. Il carico sulla CPU, soprattutto ecco, sempre se avete un Mac vecchio come il mio, che non, Flash non ha neanche l'accelerazione hardware o le ultime novità, perché purtroppo qui non. E quindi c'è un carico sulla CPU pazzesco. Quindi insomma, per le piccole cose si può anche fare, ma se dovete fare grandi cose lasciate perdere. Bene, questo è il video finito. Salute a tutti. Buon anno.